E ora devo dirvi, mi succede invariabilmente ogni anno e mi succede anche quest'anno di annunciare l'arrivo di una sezione che rappresenta l'alpinità in una maniera tutta particolare. Fra tutti i vessilli che vediamo sfilare oggi, tutti i vessilli delle sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini, i vessilli verdi sui quali sono appuntate le medaglie al valor militare degli alpini della sezione, le medaglie al valor civile, eccetera. Quei vessilli verdi che rappresentano la storia degli alpini che sfileranno davanti a voi, beh, di tutti i vessilli solo uno ha il diritto di portare sopra di sé un simbolo che per noi non ha bisogno di parole. L'aquila! L'aquila degli alpini, sezione Abruzzi! E allora la fanfara sezionale della sezione Abruzzi apre lo sfilamento degli alpini d'Abruzzo, anzitutto coi sindaci che ringraziamo di essere qua. Sindaci d'Abruzzo, sindaci che conoscono la dedizione alpina. Abruzzo che sfila ricordando Don Carlo Gnocchi, beato. Grazie abruzzesi di ricordarci il nostro Don, il nostro Carlo. E poi col motto del battaglione L'Aquila, d'Aquila Penne, Ugne di Leonessa, ecco il gruppo storico della sezione Abruzzi nelle uniformi storiche che precede quel vessillo che ogni volta ci fa vibrare di emozione. Perché il vessillo con l'aquila, l'unico vessillo con l'aquila su cui sono appuntate 12 medaglie d'oro al valor militare. 12 medaglie d'oro al valor militare. Vessillo che è accompagnato dal presidente della sezione e da Franco Federici. Nostro fratello, generale Franco Federici, ora consigliere militare del Presidente del Consiglio, che sfila orgogliosamente con la sezione Abruzzi. Noi non lo dimentichiamo quando era comandante del battaglione e poi comandante del reggimento all'Aquila. Il consiglio direttivo della sezione. Centonovantasei gagliardetti, perché 196 sono i gruppi della sezione Abruzzi. 10.300 soci, questa è la sezione Abruzzi. Gli abruzzesi, alpini dalla fondazione del corpo, gli abruzzesi che vollero fortemente la loro sezione dal 1929, anno in cui si ritrovarono in adunata a Roma e decisero che l'Abruzzo, che aveva dato migliaia e migliaia dei suoi ragazzi alle truppe alpine a partire dalla fondazione del corpo, meritava la sua sezione. E così fu, e poi fu il momento di avere il suo reparto, i suoi reparti,
E intanto salutiamo il nostro fratello Luca Barisonzi che prende posto sulla tribuna. Ciao Luca, benvenuto come sempre, grazie di essere qui con noi. Abruzzo che invoca la parola pace sapendo bene cos'è la guerra, perché tanti figli d'Abruzzo non sono tornati dalle guerre, tanti figli d'Abruzzo, abruzzesi che sfilano segnando un fiume inarrestabile, questo fiume che porta i colori della nostra regione amata, il bianco della neve, il verde della montagna, l'azzurro del cielo e del mare, i colori d'Abruzzo. E allora, cari fratelli abruzzesi, ancora una volta consentitemi di dirvi che guardate il colpo d'occhio da qui, questo fiume, questo lungo fiume con i nostri colori amati, non può non stringere il nostro cuore. Dalle pendici dei Monti della Laga, dal lago di Campotosto a Campo Imperatore, dal Gran Sasso alla Maiella, dal Sirente Velino al Monte Marrone, le montagne d'Abruzzo sono il crogiuolo di quei ragazzi la cui generosità e la cui semplicità i comandanti hanno conosciuto e non hanno mai dimenticato. Noi qui su questo palco non possiamo non ricordare l'amore infinito del nostro grande fratello Peppino Prisco per i suoi alpini d'Abruzzo. Peppino che ogni anno se ne tornava in Abruzzo, lui che da giovane sottotenente milanese di belle speranze a 19 anni era stato mandato in guerra a comandare un plotone di alpini del battaglione L'Aquila e che in terra di Russia aveva conosciuto l'alpinità abruzzese, l'anima d'Abruzzo, il fatto che l'Abruzzo è fatto di gente davvero forte e davvero gentile. Questo era l'Abruzzo per il Peppino. E allora, noi che non dimentichiamo una delle più belle adunate di tutti i tempi, quella adunata all'Aquila, distrutta, ferita dal terremoto, quel nostro passare in mezzo alle rovine con la consapevolezza che gli abruzzesi avrebbero fatto la parte loro. Voglio che oggi la gente vada all'Aquila a vedere cos'è questa città per capire che gli abruzzesi, e beh, la parte loro l'hanno fatta e come se l'hanno fatta. Andammo a Fossa allora, subito dopo il terremoto. Là portammo la testimonianza di solidarietà di tutti gli alpini. La caserma del battaglione L'Aquila fu danneggiata, la caserma Rossi, ma gli alpini del battaglione intervennero immediatamente. Stiamo parlando di abruzzesi e a noi basta la parola. Chiunque li abbia conosciuti, chiunque di noi abbia avuto l'onore, l'enorme onore di comandare degli alpini e abbia avuto l'enorme onore di comandare degli alpini abruzzesi, sa di cosa stiamo parlando. Alpini d'Abruzzo, grazie come sempre di essere qua. Lo dicevo, un fiume
che ci ricorda quelle valli meravigliose, quelle montagne a perdita d'occhio, quelle montagne a perdita d'occhio, polmone verde d'Europa, quei luoghi di memorie e di bellezze, quei luoghi che gli abruzzesi hanno dedicato al più grande complesso di parchi nazionali d'Europa, perché in essi c'è anzitutto il rispetto profondo e antico per la montagna. Rispetto per la montagna, dedizione alla natura e alla montagna, là dove c'erano i pastori un tempo, dove ancora ci sono i tratturi della transumanza, dove ancora si vedono qua e là delle greggi, là dove gli alpini d'Abruzzo manservano i ricordi senza smettere, generazione dopo generazione, di dedicare il loro tempo e il loro impegno a questa memoria straordinaria. Non c'è paese d'Abruzzo dove non ci sia un gruppo di alpini che sia sempre lì, pronto. Non dimentichiamo l'esperienza di Isola del Gran Sasso, non dimentichiamo la storia dei battaglioni che hanno costituito l'ossatura dei reparti, della divisione alpina Iulia durante le terribili battaglie del secondo conflitto mondiale. Dall'Albania, la Grecia, la steppa russa, 2000 caduti abruzzesi dei battaglioni L'Aquila e Val Pescara, 2000 ragazzi d'Abruzzo che non tornarono, ma che sfilano oggi qui davanti a noi con i loro colori come ogni anno, portando tutto il loro cuore. ...10.300 soci, dicevo, la sezione Abruzzi. Innumerevoli sono i luoghi d'Abruzzo dove si parla di alpinità, dove si ricordano gli alpini, dove nelle comunità, anche le più sperdute comunità di montagna, alle pendici della Magliella, come alle pendici del Gran Sasso, in quelle valli meravigliose, meravigliose, che guardano verso il mare, noi abbiamo trovato alpini, abbiamo trovato monumenti, abbiamo trovato ricordi, abbiamo trovato dedizione di questi uomini alla nostra tradizione. Abruzzo forte e gentile, Abruzzo di poche parole e di grandi, ma di grandi fatti. Non finisce mai la sezione Abruzzo. E allora, lo raccontavamo prima, è giustamente il gruppo di Villa Cegliera, è giustamente il gruppo di questo meraviglioso paese dove tante volte siamo stati a trovare i nostri fratelli, a mangiare i nostri arrosticini. Ciao Delio, ciao a voi amici di Villa Cegliera, a voi grazie di ricordarci il Peppino. E poi un nostro saluto particolare a Giovanni. Ciao Giovanni, ciao a te, quella donata non ce la dimentichiamo, non ce la dimenticheremo mai.
Sì, dovete perdonarci queste confidenze che noi ogni tanto ci prendiamo da questo palco verso qualcuno che sfila qua sotto. Sono le confidenze che nascono da 33 anni di adunate come 33 anni di adunate come speakers e 43 anni di adunate come alpini. Sono confidenze che nascono dalla fratellanza di una vita intera, confidenze che nascono dalla scoperta che in tanti anni abbiamo fatto di quello che significano gli alpini su tutto il nostro territorio nazionale. E quando andiamo in Abruzzo, e ci capita di andare in Abruzzo, e quando vogliamo andare in Abruzzo, perché ci vogliamo andare in Abruzzo appena è possibile, quando finalmente arriviamo in Abruzzo e vediamo le nostre montagne, allora sì, ci si riempie il cuore. E allora ci dovete scusare questa confidenza un po' commossa con questi ragazzi che passano. Lo dicevo prima, l'Abruzzo, 10.000 soci, siete arrivati tutti, io non lo so. Come ogni anno, guardate, un unico fiume bianco, azzurro e verde, i colori d'Abruzzo. D'altronde, da quelle montagne, da quel Gran Sasso, da quella Maiella, da quel Sirente Velino, da quei monti della Laga, da quel Campo Imperatore, da quelle valli, dalle antiche valli delle antiche popolazioni italiche di montagna, dal Velino, dalla Valle del Vomano, dai Vestini, dai Marrucini, dai Peligni, dai Frentani, da quei popoli antichi della montagna d'Abruzzo, non poteva che non arrivare questi alpini. Quella tradizione io lo voglio ricordare perché è anche divertente ricordarlo, che le armate di Roma, gli ultimi italici che riuscirono a sconfiggere furono proprio gli abruzzesi della Lega di Corfinio. Anche allora si vede che sti uomini della montagna erano coriacei e non era facile andare a prendersi le loro terre. Eccoli qua. Ancora una volta tutti questi alpini, questi fratelli d'Abruzzo. Mi capita delle volte di essere a bordo del mare in certe mattine terse d'inverno, a bordo del mare, e di guardare con alle spalle il sole nascente, di vedere le montagne illuminate, la corona delle montagne d'Abruzzo illuminate dal sole della mattina, col bianco della neve, vedere il verde dei nostri boschi e l'azzurro del nostro cielo. Grazie Abruzzo! I fratelli, l'Abruzzo si è come sempre riversato per intero. Non c'è distanza degli abruzzesi, non c'è distanza. Si fa la donata a Vicenza, tutti a Vicenza. Si fa la donata a Milano, tutti a Milano. Si fa la donata a Catania, tutti a Catania. Che ci vuoi fare? Va così. Ed ecco, cari abruzzesi, come ogni anno il nostro cuore è con voi.
L'Abruzzo Alpino chiude la sua sfilata ringraziando Vicenza. Siamo noi a ringraziare l'Abruzzo Alpino, è un ringraziamento reciproco fra fratelli.